Tutti amici dello svapo, in questo video parliamo ancora di blend fill e due liquidi. Il primo è Hot Road della linea Evolution, mentre il secondo è Movie. Per questo siete al cinema. Eccolo qui. Movie della linea SX. Buona visione e soprattutto buono svapo. Ciao a tutti amici dello svapo, come avrete capito dalla intro, parliamo ancora di Blendfill, azienda italiana che si contraddistingue da molte, molte altre per le sue creazioni e i suoi mix. Allora, parliamo di due linee, la linea Evolution con il gusto Hot Road e la linea ESX con il gusto Movie. Allora, parliamo prima della linea Evolution organica. 30 ml. Faccio vedere, spiego velocemente come vengono fornite queste boccette, com'è il packaging, cosa trovate all'interno, per chi ancora non conoscesse Blendfill o questa linea. Allora, il packaging appunto è un tubo di cartone da 60 di diametro con due tappi in latta. Lo apriamo e all'interno io ovviamente sto degustando già i liquidi e quindi ho già buttato via un po' di paglia decorativa, un po' l'ho tenuta perché ce n'è veramente tanta. Paglia nera decorativa, però all'interno troviamo due pipette, il solito bugiardino che la Blendfill mette sempre scrupolosamente all'interno di tutte le confezioni in varie lingue: italiano, spagnolo, inglese e francese. Poi troviamo un tappo normale di sicurezza per chiudere appunto la boccetta che al momento ho buttato via perché ho tante boccette quindi non li conservo tutti. E flacone da 30 ml e un tappo con la siringa graduata da 1,5. Questa siringa di solito andrebbe usata sia col tappo, cioè tirate su, non sfilate via tutta la siringa, tirate su e basta. Poi svitate il tappo, caricate i vostri atomizzatori. Questo perché, se poi vi viene magari più comodo appoggiarlo su un tavolo, lo appoggiate su un tavolo così e non vi sgocciola in giro, perché appunto finisce qua il liquido. Poi, se volete invece, avendo parlato anche di atomizzatori prima, se volete togliere tutta la siringa, toglietela pure con la sua guaina in plastica, silicone, non so cosa sia, e potete invece appoggiare qua il vostro atomizzatore. Momentaneamente potete appoggiare il vostro atomizzatore. Comunque, adesso abbiamo parlato del packaging, appunto, per chi ancora non lo conoscesse, parliamo invece del liquido, della sostanza. Hot Rod, come tutti i liquidi di questa linea Evolution, è 50% glicerina, gliceroli vegetale, e altro 50% propilenico, PGVG, senza la presenza di acqua. Questo conferisce, oltre ad aromi carichi e corposi, anche una notevole produzione di vapore. Allora, l'Hot Rod è praticamente un gusto che vi conferisce note agrumate, speziate e un po' di bourbon. Il bourbon ce lo sento ed è gradevolissimo, e delle note agrumate sento parecchio l'arancia. Adesso facciamo una svapatina, perché come vedete li ho appena presi, cioè ho proprio caricato nello Stone Rider, tanto così.
Come vedete, sono riuscito a riacquistare il mio tank di vetro perché l'avevo rotto e ne prenderò un altro in futuro. Adesso a breve ne comprerò un altro di riserva perché sono un imbranato e l'ho rotto subito. Questa arancia col bourbon si sposa veramente, veramente bene. Io lo consiglio su Mash e non solo io lo consiglio, questo liquido per assaporare bene gli aromi è un liquido che va degustato su Mash, insomma, se avete la Mash, se usate atomizzatori a Mash, provatelo, poi anche su cotone va benissimo, ma il massimo, a mio e non solo a mio avviso, lo dà su Mesh. Che dire, secondo me è un gusto che può andare tantissimo a diverse persone, perché è quel dolce amarognolo che può piacere a tanta gente. La sensazione di sapore in bocca che rimane dopo lo svapo, come gran parte, se non tutti, ma gran parte dei liquidi Blenfield c'è, cioè rimane in bocca, non sparisce subito. Ed è, a mio avviso, è un liquido che può non stancare anche nella lunga durata, anche per diversi giorni. Ecco, più intenso, nel senso che può stancare di più di questo. Questo qua io l'ho svappato per 3 giorni di fila e stasera me lo risvappo ancora, non ce n'è, è nelle mie corde proprio, l'ho già detto, questo gusto qua è favoloso. Questo per gli amanti del genere, del barbum e dell'agrumato è assolutamente da provare. Io l'ho provato in negozio e l'ho preso. Poi parliamo del movie, anche se non c'è tantissimo da dire. Perché movie? Perché questo lo dovete svapare davanti alla TV la sera. I golosoni e i ciccioni come me cosa fanno quando sono la sera che si guardano un bel film? Si mangia, si beve una birretta e se ci sono in casa i popcorn, perché no? Ecco, perché questo gusto qua è popcorn. Bello, no? Cioè, in Italia, poi all'estero, ok, queste cose qua sono scontate, ma in Italia non c'è nessuno che fa gusto popcorn. Ecco, cosa bisogna dire del gusto popcorn? Che è un popcorn stranissimo. Sa esattamente di popcorn bruciato. Popcorn quando lo scaldi al forno microonde e magari lo lasci un po' di più. Ecco, un po' più del dovuto. Questo non vuol dire che è cattivo come popcorn vero se lo bruciate. Infatti, io, come sempre, come ho detto dell'Hot Rod, l'ho acquistato in negozio dopo averli provati, perché Christian è gentilissimo, come comunque tutti i negozianti, mi auguro vi facciano provare i liquidi prima di acquistarli. Assolutamente popcorn bruciacchiato. Quindi questo gusto qua io lo consiglio, dopo ovviamente aver provato, agli amanti del genere. Non è un gusto che fa per tutti. Quindi attenzione, può anche non piacere. Questo lo dico perché è molto molto particolare. Non è un liquido che ci fate tutta la settimana perché a lungo andare può stancare e come dice appunto il nome, movie,
da svapare ogni tanto la sera quando vi vedete un film. Ecco, non è un liquido che consiglierei di andarci in giro tutto il giorno, però a me piace. Io sono un amante dei liquidi dolci, quindi ogni tanto spezzare con qualcosa di amaro e non spezzare con il solito tabaccoso, ecco, si può spezzare con un gusto del genere. Dopo tanti fruttati, cremosi, dolci, pasticcerie, eccetera, eccetera, un gusto che spezzi, anche la mia solita menta che svapo in modo assiduo perché a me piace tanto, un gusto che spezzi può essere anche l'Enigma, che è un gusto fatto di diversi amari, oppure un Movie, che è un popcorn abbrustolito, come se l'avesse lasciato, l'ho già detto, o in microonde troppo, oppure magari un po' passato in padella, ecco, un po' troppo in padella. Ecco, una cosa che vi posso dire di questo gusto, attenzione, lo squape, io a volte ci provo i gusti, perché con un filetto di cotone sottilissimo io posso tranquillamente, intanto questo lo risvuoto e lo rimetto nella sua boccetta senza problemi, senza perdere niente, non sgocciola, e ha un filetto di cotone. Quindi ragazzi, questo filetto di cotone, mamma mia, com'è incrustata la resistenza, no, va bene. Allora, questo filetto di cotone, cosa volete? Due, tre tiri dopo che avete messo un altro liquido e il sapore nuovo vi arriva. Ecco, bene o male, insomma, poi non è che sono sommelier. Comunque, dopo due, tre tiri non sentite più quello vecchio. A meno che non utilizzate liquidi particolari come questo liquido qua. Questo liquido qua vi rimane consistente come una fortissima menta, ecco, avete capito? Rimane consistente anche se poi ci mettete un altro liquido sopra, quindi poi dovrete assolutamente lavarlo o comunque cambiare il cotone, ecco, cambiare la vostra cotone resistenza. Non so come si comporti a mesh perché non l'ho ancora messo a mesh. Bene, allora, vi riconsiglio. Uno, la Trode per gli amanti del barbon e degli agrumi in genere, ribadisco, l'arancia che c'è dentro è buonissima, e poi il movie che non c'è molto da capire. Popcorn bruciacchiato. A me è piaciuto. Va bene ragazzi, vi saluto, alla prossima per altre cose o un altro liquido di cui vi voglio parlare, lo faccio in un altro video, perché ovviamente qua si parla di due liquidi della stessa marca italiani. Il prossimo liquido che darò le mie opinioni è, signori, un liquido americano. Quindi anch'io ogni tanto svapo sti liquidi americani. Mai dire mai, insomma. Ciao a tutti, stay svapo.